Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di RTA Videotaro in collaborazione con TG Parmense, in questa giornata di sabato 5 ottobre 2024. Nella mattinata di oggi, un giovane escursionista si era perso presso i sentieri di Borgotaro, forse in cerca di funghi. Dopo essersi allontanato dai compagni e non riuscendo più a ritrovare la strada, è scattato l'allarme. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, coinvolgendo il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente, dopo alcune ore, il fungaiolo è stato ritrovato dagli operatori del 115, in buone condizioni di salute. E ieri è stata la giornata inaugurale della 27ª Fiera Nazionale del Fungo di Albareto. Vediamo com'è andata. Abbiamo iniziato a lavorare circa 4 mesi fa per un nuovo progetto e vi diamo il benvenuto a tutti voi, un saluto particolare alle autorità che sono oggi qui presenti, ai colleghi sindaci che ci hanno voluto onorare della loro presenza. È la 27ª edizione. Siamo partiti nel settembre del 96, proprio qua dove c'è oggi il palafungo, c'era un tendone del circo. Eravamo partiti lì, avevamo noleggiato un tendone che casualmente era arrivato al Bareto per fare uno spettacolo ed era venuta l'idea di iniziare. Qua lo dico anche a chi rappresenta le istituzioni, non c'è un euro di denaro pubblico, compreso del comune, non si abbia messo un euro, è tutto lavoro di volontariato e ci sono alcuni imprenditori locali che invece ci hanno dato una mano. Di questo ne andiamo fieri, perché solo i piccoli paesi a volte sanno esprimere certi sforzi di coraggio, di generosità. E come sindaco sono orgoglioso appunto di tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni molto molto intensamente sotto l'acqua. Noi oggi vi ringraziamo quindi di nuovo per la vostra presenza, facciamo un giro insieme per gli stand degli espositori e poi sarete nostri ospiti nel ristorante dell'associazione. Abbiamo fatto l'inaugurazione della fiera. Diciamo che abbiamo pensato di riportarla dove erano alle origini questa fiera qua, in modo da avere più spazio anche per lavorare, e poi c'è questa struttura qua che hanno costruito e va sfruttata, ma non solo in questa diciamo in questa occasione. Bisogna proporsi e cercare di, durante tutto il periodo dell'anno, cercare di proporre manifestazioni in modo da poter far lavorare tutti. Il paese, i ristoranti, tutte le attività del comune, che non facendo questo i paesi vanno scomparendo, purtroppo. La realtà è quella. Queste cose qua le fai solo se hai tanta gente disponibile. Noi abbiamo circa 200 volontari. Ti dirò, io avevo con me una quindicina di persone in questi giorni per allestire tutto ai servizi generali. Hanno lavorato sotto l'acqua, non mi hanno mai detto una volta non vengo. Sono persone squisite, io non finirò mai di ringraziarle. E come adesso, te mi stai facendo un'intervista, però se andiamo di là ci sono una quarantina di persone che stanno pulendo i funghi, lavando tutto, preparando tutto per la cena, per domani, per dopodomani. E poi che Dio ce la mandi buona, che ci sia bel tempo. Questa mattina, nei pressi di Cagaelfi a Miano di Medesano, sono stati inaugurati i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica che hanno interessato la strada comunale. Un'opera pubblica importante, interamente finanziata da risorse PNRR, costata complessivamente 280.000 euro. L'amministrazione, insieme al Consorzio della Bonifica Parmense, la provincia e altri enti, ha promesso di continuare anche negli anni a venire a porre particolare attenzione sul tema dei movimenti franosi, mettendo in campo, laddove possibile, azioni preventive, in collaborazione anche con i soggetti privati. E intervista a Enzo Molina, presidente della LILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, in occasione di un evento di beneficenza organizzato insieme a Bontà dell'Appennino. Buonasera a tutti, ci troviamo in compagnia di Molina Enzo, presidente della LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Noi siamo esseri mortali, quindi il problema è che noi comunque dobbiamo morire.
Allora bisogna cercare di fare che cosa? Allora dobbiamo cercare di intervenire su che cosa? Su quelli che sono i nostri stili di vita. Allora, se lei pensa che l'alimentazione, il fumo, l'attività fisica sono il 70% di rischio che noi assumiamo nei confronti di un processo neoplastico. Quindi, noi morire dobbiamo. È calcolato che l'uomo più di 120 anni non ce la farà mai. Quindi non è il problema. Il problema è di morire sani. Bisogna prevenire. Si diceva prima se ci può essere un nesso tra l'elite, la ricerca e il campo. Sì, c'è un nesso, è nella comunità. La comunità che si stringe nel volontariato, nella solidarietà, la comunità che viene cementata, veniva da dove era cementata, con il campo popolare. Il campo popolare è poi l'attore che ha ispirato proprio questo concetto, il titolo del libro, il canto che dice. È stata molto bella, poi proseguirà con un rinfresco di Bontà dell'Appennino, che è sempre presente su queste manifestazioni. I cantori ci hanno raccontato, hanno cantato e ci hanno raccontato delle storie del nostro territorio. Sì, ecco, siamo orgogliosi di aver patrocinato questo evento di tradizioni, musica legate alla, anche se non è prettamente di Varsi, però della nostra, della montagna. E più che altro siamo anche orgogliosi di aver patrocinato la LILT, che fa veramente tanto per noi, anche con l'assistenza pubblica, per la prevenzione dei tumori. Come accennava prima Giovanni, a cadenza mensile sono presenti presso la struttura del Polo Sanitario di Varsi, che è un'eccellenza qua della nostra montagna, quindi veramente organizzato tutto bene. Ringraziamo Contile per la splendida struttura che qua, la struttura, la chiesa di Contile, bellissima, con un'ottima visuale, posto veramente magico, e a presto nuovamente con la LILT e speriamo anche con i cantori di Fogazzolo. Il 2 ottobre scorso i carabinieri forestali di Solignano e Salso Maggiore Terme, con il supporto del NIPAF di Parma, hanno sequestrato un sito di stoccaggio abusivo di amianto nel Parmense. L'indagine è scaturita dalla demolizione di un edificio rurale, durante la quale i militari hanno rilevato l'assenza di documenti che dimostrassero la corretta rimozione e smaltimento dell'amianto. Ricostruendo le fasi della demolizione, i carabinieri hanno individuato una ditta specializzata nella rimozione di amianto, la cui sede è stata sottoposta a controllo. Nel corso dell'ispezione è stato scoperto un deposito di oltre 300 metri cubi di amianto stoccato senza autorizzazione su una superficie di 400 metri quadrati. L'azienda ha accumulato rifiuti per mesi anziché smaltirli subito presso centri autorizzati. Il responsabile è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e l'area è stata sequestrata, avviando la procedura per la messa in sicurezza e lo smaltimento del materiale. E i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, NIL, di Parma, hanno denunciato un imprenditore quarantenne per presunta truffa ai danni dello Stato. L'indagine è stata avviata a seguito di un controllo ispettivo a una ditta di lavorazione carni in zona pedemontana, dove la cooperativa gestiva oltre 20 dipendenti. Durante l'ispezione, i militari hanno analizzato il libro unico del lavoro, LUL, e scoperto che molte ore di lavoro dei dipendenti erano segnate come assenza non retribuita, nonostante i lavoratori avessero confermato di essere sempre presenti durante i turni. Ulteriori verifiche hanno rivelato una discrepanza di oltre 60.000 euro tra le buste paga e i bonifici effettuati ai dipendenti. Questo ha generato un vantaggio fiscale per la società, riducendo i contributi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali. Il titolare della cooperativa è stato quindi denunciato alla Procura di Parma per truffa. E non solo funghi ci sono stati all'edizione di quest'anno della Fiera del Fungo di Borgotaro. Andiamo a conoscere infatti la pecora cornigliese.
Alla 49esima edizione della Fiera del Fungo di Borgotaro non solo funghi protagonisti, ma anche la pecora cornigliese. Elisa Marchesin e Diadorin Saviola, rappresentanti del presidio Slow Food, allevano questa razza autoctona dell'Appennino permense ancora a rischio di estinzione nei territori di Neviano degli Arduini e Tizzano Valparma. Qui a Borgotaro, come rappresentanti del presidio Slow Food della pecora cornigliese, ci siamo io, Elisa Marchesin e Diadorin Saviola. Alleviamo pecore cornigliesi, una razza autoctona dell'Appennino permense ancora considerata in via di estinzione nel territorio di Neviano degli Arduini e di Tizzano Valparma. È una razza attualmente utilizzata per la carne, si produce diversi tagli di carne, una carne molto delicata, con un profumo appunto delicato di pecora. E poi lavoriamo la lana. Diadorin fa tutte le lavorazioni che riguardano il feltro, quindi produce direttamente dal vello della lana il feltro per cappelli, solette e vari prodotti. Io invece lavoro e faccio lavorare la lana del mio allevamento e la trasformo in filato, in lavorazione a telaio e poi faccio le tinture naturali con estratti di piante e poi si possono fare capi di maglieria, di sartoria, tantissime cose. C'è tutto un mondo da riscoprire, un insieme di lavori, di know-how, di conoscenze che si stanno perdendo, che devono essere riscoperte, ed è un'attività che, oltre alla salvaguardia di questa razza in via di estinzione, permette di recuperare anche il territorio e questo saper fare che altrimenti si perde. È un lavoro impegnativo che richiede tanto tempo, tanta dedizione, non ci sono orari, bisogna avere occhio perché bisogna essere molto attenti, avere una certa empatia con le pecore, che sono considerate come degli esseri di famiglia, insomma, sono la nostra vita. Io sono laureata in economia e lavoravo in una società di revisione contabile, quindi altro mondo. Mi sono innamorata prima di mio marito e poi delle pecore, perché le pecore sono un mondo a parte, ti insegnano a stare insieme senza conflitti, in modo pacifico. Sono degli animali tranquillissimi che si fidano di chi li guida, dei cani che li guidano, e quindi si affidano agli altri. Questa tranquillità, questa dolcezza, questa saper stare al mondo insieme mi è piaciuta fin da subito. Il programma della Fiera Nazionale del Fungo di Albareto di quest'anno offre come sempre un mix di eventi culturali, gastronomici e di intrattenimento. Dopo una giornata all'insegna di eventi vari, questa sera cena a base di funghi porcini e musica dal vivo con la band Alter Ego, dalle 22 a mezzanotte, seguita da DJ Lasagna per chi vuole continuare a ballare fino a tardanotte. Domani, domenica 6, ultima giornata della fiera, con dalle 9 fino alle 20 stand enogastronomici, il mercato e i banchi di artigianato, insieme alla mostra micologica e alle esposizioni di trattori antichi e moderni. La mattina sarà dedicata ad attività come la realizzazione di sculture con motosega, escursioni a cavallo, dimostrazioni con moto e jeep fuori strada e incontri con il soccorso alpino. Alle 10.30 è previsto un momento di discussione sui funghi al Museo del Fungo. Il pranzo al Palafiera, con un menù a base di funghi porcini, si terrà dalle 11.30 alle 15, seguito nel pomeriggio da altre attività come le prove pratiche del soccorso alpino, una camminata tra le frazioni e una chiacchierata con esperti micologi. La giornata si concluderà con una cena al Palafiera e una serata di musica dal vivo e balli. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale perché dopo gli spot andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Dal 3 al 6 ottobre Albareto si trasforma nella capitale del fungo porcino con la 27esima edizione della Fiera Nazionale, unica in Italia riconosciuta IGP, un evento imperdibile generato con il celebre tartufo di Alba e patrocinato dai principali ministeri. Al lavoro oltre 250 volontari, artigianato di alta qualità, stands gastronomici, mercati, mostre, dibattiti, musica e divertimento per tutti. Scopri i sapori unici dell'Alta Valtaro e lasciati conquistare dal re porcino in un fine settimana di gusto e tradizione. Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti,
creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gassace Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa a Gassace Energia le tue utenze luce gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gassace Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Supermercato Carrefour, bella tradizione di Bedonia, vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. Potete scegliere tra due punti vendita in valle, uno storico a Bedonia e il secondo di recente apertura a Isola di Compiano. Vi aspettiamo! L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Mora Noleggi a Fornovo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il TG dedicato ad arte, sport, culture e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere la programmazione di Rete Avido Taro per questa sera e domani. Questa sera, alle 20.45, ci sarà il programma L'Alpino. Alle 21, la terza pagina. Alle 22.30, la replica del presente TG. Successivamente alle 23, Balla che ti passa, e a mezzanotte, in chiusura della serata, Rivediamoli 1999. Per quanto riguarda invece la serata di domenica, alle 19 avremo l'edizione speciale del TG. Alle 20.35 sarà trasmesso Mille Voci. Alle 22 ci sarà la replica dell'edizione domenicale del notiziario, e alle 23.30 la serata si chiuderà con Rivediamoli 1999. E proseguiamo ora con il resto delle notizie. Nel corso dell'inaugurazione del progetto di Case Sottane di qualche settimana fa, Clementine Pagmogda ha presentato il suo libro Non Glam. Ce ne parla lei stessa in questa intervista. Pagmogda, Clementine, tu oggi sei qui a Case Sottane per questa importantissima inaugurazione di un progetto sociale veramente bello.
presenti un libro. Io come lettrice ti chiedo di spiegarmi un po' quella che è la trama del tuo libro. Il mio libro è un libro autobiografico, quindi che racconta della mia vita, però una vita in comunità, diciamo. E allora mi hanno invitato a fare una specie di testimonianza di quella vita che ho vissuto in un altro posto diverso di qua. Esattamente, sì. Qui volevo arrivare proprio perché c'è questa inclusione della comunità, che tu sei la perfetta testimone. Esatto, esatto, è una vita che non è stata molto facile. Però c'era la gente di torno, alcuni creavano difficoltà ma altri facilitavano le condizioni di vita, di percorsi, di studi. Loro sono molto interessati a sapere come io vedo quella comunità che loro vogliono far nascere e cosa io voglio portare qua oggi. E allora io ho detto voglio portare l'amore, la coesione, il stare insieme. Voglio far vedere che si può fare comunità, se ne abbiamo veramente bisogno, ci pensiamo su, ci rendiamo conto che più facciamo comunità, persone che vivono insieme, che pensano di poter andare avanti mano nella mano, persone che vogliono che sia l'unione a prevalere su tutte le altre cose, si può fare un mondo di serenità. Ecco, e allora è quello che fa che sono qua stasera, è un po' per dialogare, per parlare, per raccontare di me, per raccontare la mia esperienza di vita in comunità. Sì. Ecco, tu hai menzionato più di una volta la parola comunità, ma la comunità in un contesto piuttosto che un altro, che differenza può fare? Per esempio, la comunità che hai vissuto tu rispetto a una comunità vissuta qui, in questo contesto, quali differenze? Allora, infatti è per questo che mi hanno invitato a venire a raccontare un po' della mia idea di comunità, perché io è vero che ho vissuto anche in una città, ma avevo la famiglia che sia la famiglia materna che paterna, che veniva da un villaggio in cui si può parlare di comunità, che per esempio non è che serve sempre andare al supermercato per fare spesa eccetera, si trovano le piccole cose che servono per la vita accanto. Non abbiamo bisogno di fare per esempio un allevamento intensivo per vivere, c'è il pastore vicino che è da chi puoi andare con un come si dice, un recipiente, un bidone per prendere il latte e lo prende direttamente lì. Quando arrivi si saluta, si chiacchiera, lui ti conosce e chiede della famiglia, se c'è stato qualcosa in famiglia lui torna su e poi si ragiona insieme, tu prendi la cosa e torni. Se tu hai bisogno del sale, tu sai dove puoi trovare il sale, vai direttamente a una persona che conosci, a volte ci vai proprio perché vuoi parlare, vuoi stare con qualcuno, non vuoi stare seduto da solo con una televisione o con il cellulare eccetera, vuoi stare in contatto con qualcuno. E quello che io ho vissuto, che la comunità è questa vivere insieme come una volta, senza aver bisogno di grandi cose, ma vivendo felici lo stesso. E ora ciò che ci aspetta nel calcio di questo fine settimana, raccontatoci da Emanuele Berni. Si è giocato oggi pomeriggio l'anticipo della quarta giornata di campionato in seconda categoria, con la partita Bardi-Fraore al campo comunale di Bardi, con due squadre appaiate a 3 punti a testa. Sempre in seconda categoria si gioca domani alle 15.30 Team Crociati Parma Compiano. La squadra di De Pietri, galvanizzata dall'ottima prestazione di settimana scorsa, avrà davanti il primo vero test della stagione contro la capolista Team Crociati, che a punteggio pieno guida la classifica insieme a Vico Fertile e Eri 96 Bianino. Partita in esterna della Valtarese impegnata sul campo del Ghiare per provare a fare punti fuori casa, dato che fino ad ora la squadra di Mister Bertani ha saputo vincere solo fra le mura amiche. In prima categoria il Solignano, che fino ad ora ha raccolto solo 4 punti in 3 partite, va in trasferta dove affronta il Palanzano 1946, che di punti ne ha 5. Partita casalinga invece del Terre Alte Berceto contro il Team Traversetolo. Bercetesi a 5 punti affrontano un Traversetolo che fino ad ora ne ha racimolati 4.
In terza categoria, ad Albareto, si gioca il derby Valgotra-Bedoniese, sempre alle 15.30 di domani. Per ora sono solo 3 i punti a dividere le due compagini. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguire RTA Videotaro anche su Facebook e su YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale siamo ogni sera alle ore 19 sul canale 89 e in diretta streaming sul nostro profilo Twitch. Vi ringrazio per averci seguito. Qui è Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.